Alessandro Brattoli, sei stato responsabile tecnico di questa gara così come 2 anni fa. Un tipo di corsa completamente diversa da quella su strada, anche se gli atleti poi fanno un po' tutte e due. Come approcciarsi a percorsi sterrati? Allora, diciamo che l'attività agonistica si divide in quella invernale e quella primavera estate. Nel periodo invernale esiste questa gara che è una corsa campestre, negli ultimi anni si chiama cross, termine inglese, ormai prendiamo tutto dagli inglesi, dagli anglosassoni. E il cross qui a Don Venanzio è un bel percorso, si presta bene. E quindi diciamo che i concorrenti sono un po' arrivati da tutto Abruzzo, perché è la prima prova del campionato regionale, una delle due prove. La seconda si fa domenica 24 a Castelfrentano e poi ci sarà la prova nazionale che si fa a Gubbio. Chi fa questo tipo di attività gareggia anche durante l'inverno come preparazione anche il cross, per preparare diciamo, l'attività su pista e l'attività su strada. Tra gli atleti in gara c'è il giovanissimo, ancora giovanissimo, Douglas Scarlato, che insomma è uno dei più forti che si sta imponendo sia in pista che in strada, anche in queste gare. È un tuo allievo, è un ragazzo di cui sentiremo sempre più spesso parlare. Sì, diciamo che gli atleti locali ne abbiamo più di uno, dei senior, ma quello di riferimento attualmente a Vasto è Douglas Scarlato, che lui è portacolori della Terno Pescara, e oggi corre tra gli junior, quindi farà una distanza di 8 km. Il movimento podistico in questi ultimi anni sta riprendendo piede, no? Sono belle realtà, San Salvo, Vasto, anche Cupello, mancano, e lo diciamo forse spesso, un po' le strutture, un po' di sensibilità. Sì, diciamo che la mentalità podistica a Vasto si sente abbastanza, mentre manca quella atletica, quindi dei giovani, attività giovanile, proprio per la mancanza della struttura sportiva, perché come ben sapete, come il nuoto, se non ci fosse la piscina non ci fossero neanche i nuotatori. E la pista atletica è molto importante, però sarà sicuramente una cosa che a Vasto credo che non si farà mai, ormai io mi sono rassegnato, perché sono 40 anni che stiamo nel settore e niente, ci basterebbe un attimino più di collaborazione, almeno noi stiamo ancora lottando con il comune che non ci taglia l'erba, quindi immagina se possiamo pensare alla pista d'atletica. E io volontariato ne faccio, ne ho fatto e ne farò tanto, e penso che il mio lo sto facendo, speriamo che ci saranno altri ragazzi più giovani che si approcciano a questa attività. Antonia Falasca, torna il cross qui al Bosco di Don Venanzio, organizzato dalla Podistica Vasto, prima gara organizzata con te alla presidenza, quindi un nuovo incarico, un nuovo impegno. Sì, siamo oggi qui impegnati per la prima prova del campionato regionale di cross a squadre, promosso dalla FIDAL e organizzato in collaborazione col nostro tecnico Alessandro Brattoli. Non molto tempo fa Alessandro ci ha appunto parlato di questa possibilità di organizzare la prova qui, uno scenario che si presta molto bene perché l'abbiamo fatto anche 2 anni fa, nel 2014, e quindi insomma ci siamo voluti impegnare in questa cosa, devo dire con grande soddisfazione, perché poi anche il tempo ci ha aiutato e ci sono circa 150 atleti. Le attività della Podistica Vasto non si fermano mai, anche durante le feste qualcuno ha corso. Sta per ripartire anche poi la nuova stagione con le altre gare, siete sempre in movimento? Sì, siamo sempre in movimento, del resto noi podisti non ci fermiamo mai, sicuramente durante il periodo invernale il campionato è insomma in una fase un po' di stallo, però ci sono gare insomma anche di livello nazionale e già siamo ripartiti perché il 6 gennaio Zuzu Nicolino ha già fatto la prima mezza a Porto d'Ascoli, e Deli Benedetti invece è stato impegnato in un primo percorso che è quello del cross della Befana, e noi il prossimo appuntamento imminente è la mezza maratona di Napoli il 7 febbraio, partecipiamo in 11 della Podistica Vasto, quindi insomma siamo impegnati ora in questa gara. Realtà che cresce, anche diversi giovani che si avvicinano, il punto di riferimento è sempre giù al Muro delle Lame. Il punto di riferimento è sempre al Parco Muro delle Lame, giù alla Frana. Abbiamo la fortuna di avere con noi un tecnico bravo, Alessandro Brattoli, che ci aiuta anche proprio per i giovani, e speriamo in effetti di far crescere questo bacino di giovani, e io dico sempre anche di quote rosa, per fortuna negli ultimi anni eravamo 3 persone, insomma siamo cresciute perché siamo quasi 10 donne.